maggiorenne, lo sì, dicevamo appena maggiorenne, poco fa. Infatti, sì, io mi sento così assolutamente. E ho cominciato all'età di 8 anni in una scuola proprio di Modena, dal maestro Bononcini, e con Vasco Rossi. Sì. Tutti e due studiavamo canto in questa scuola. Sai che non mi ricordo cosa volevo dire? Dell'ironia, ti avevo chiesto dell'ironia. No, sai perché i 61 anni si fanno sentire. Beh, insomma, è l'orario, in verità, è l'orario, non è tanto. No, non è tanto beh, però insomma. No, allora passiamo a. Ah, ecco, non mi è venuto in mente, Se no prendevo tempo. No, ancora. Okay. Vabbè, dai, anche sto maledetto tedesco, sto Mamma Alzheimer, mia, vabbè, insomma. Qualche momento di tregua. Volevo dire. Mi sono dimenticato. Di nuovo? No, scherzo. Volevo dire che ho avuto la fortuna, o sfortuna, non lo so poi questo, di in tutti questi anni, ti ripeto, ho cominciato a essere sui palchi a 11 anni. Se tu pensi che accompagnavo gli striptease, comunque, poi mi hanno cacciato perché o mi ricoveravano in clinica o qualcos'altro, perché cioè, a 11 anni comincio a vedere delle donne spogliate. Insomma, era un po' prematuro, via, ok. Diciamo che o diventavo cieco o qualcos'altro di simile. Siamo partiti dagli occhiali da sole, insomma, potremmo proseguire ma così. Suo senso, ma era un'intervista aperta, lo sapevamo che cosa andavamo incontro. Dicevamo che ti hanno cacciato a 11 anni. No, beh, vabbè, mi hanno cacciato per fortuna, perché poi hanno scoperto, perché io mi spacciavo per sedicenne. Ecco. Ma facevo crescere i peli matti, era bellissimo. Anche le basette matte, avevo tutto di matte. E per fortuna mi hanno mandato via quando perché rischiavano la denuncia, minorenne, proprio più minorenne di me non c'era. E ci stanno cacciando via anche da qua? No, assolutamente. No. Stavo guardando che video mandavano dalla mia regia per capire se ti poteva interessare commentarlo, ma non sei tu. Vedo un mio collega. Esatto, sì, di spalle. Allora dicevamo, vediamo se. Che ho avuto la fortuna di vivere la musica dall'alto. Sembra una stupidata, ma suonare ti fa stare più in alto e la gente la vedi da sopra. Certo. Il punto di vista cambia, cambiando il punto di vista cambia anche la ricezione che hai delle azioni delle persone, e questo mi ha fatto benissimo. Io per esempio non ho mai ballato in vita mia. Addirittura. Ma non per un fatto, però sai, a volte e finché li vedi di fronte, vedi qualcosa, ma quando li vedi dall'alto dici no, aspetta che... Hai capito? Allora non hai voluto fare quella figura. Sì. Quindi diventi anche uno psicologo naturale a quel punto, diventi uno psicologo naturale perché cominci a comprendere le azioni delle persone in funzione di chi sono. Sì. Quindi dimmi come ti muovi, ti dirò chi sei. Beh, insomma, alla fine è un modo per trovarsi anche a metà strada, può anche avere una sua funzione. Stavo pensando a te a 11 anni a studiare con Vasco, eccetera. Immagino i ragazzi di oggi. E vinceva sempre lui. Insomma. Sto pensando ai ragazzi che oggi, insomma, ambiscono a carriere artistiche, insomma, attraverso talent piuttosto che, insomma, cose simili. Che cosa avrebbero dato per essere su un palcoscenico a 11 anni e fare una carriera come la tua? Che occasione, che modo, rispetto all'oggi, insomma, che invece anche i percorsi artistici, le formazioni dei ragazzi vanno attraverso altre vie, insomma, certo, no? Comunque è un percorso di solitudine quello che fai, è un percorso di solitudine perché significa non avere amici, significa non avere una donna che ti aspetta. Significa tante cose. Io mi sono, ahimè, sposato tardissimo. Non ahimè per il tardissimo, ma ahimè per lo sposato. Ok. Ho avuto due meravigliose figlie, però vieni a perdere un sacco di cose. Io ho perso certi momenti della vita delle mie figlie, ho perso un sacco di amici, a me saranno rimasti due amici, e questo non è vittimismo, è attenzione, però è una scelta, sì, tu sai che devi vivere, tu prova a pensare che ai tempi di Lucio noi facevamo anche 250 serate l'anno, sì. Quindi significano 250 giorni che manchi da casa, fuori casa, certo. E sei in Australia, sei in America, sei in un milione di posti. Quindi qualcosa la devi sacrificare sempre. Mm-hmm. E il problema è quando torni a casa non trovi niente. Mm. Capisci? Certo. Quindi ogni da una parte ogni scelta è molto bello, dall'altra no. Ecco perché
molti giovani si lasciano affascinare da questi talent. Sì. Io è toccato un brutto tasto con questi talent. Sapevo. È toccato un brutto tasto perché rendiamoci conto che non voglio dare la colpa a nessuno, ma nei media non c'è più musica. Non so se ricordi. Eppure sembra che ce ne sia tantissima, perché sono tutti cantanti, tutti artisti. Sì, ma stai attenta, oggi esiste il famoso detto: sai cantare? No. Sai ballare? No. Sai recitare? No. Vieni, ti faccio fare successo. Vieni in TV, sì, è vero. Quindi hanno deviato l'ascoltatore, il pubblico, facendogli credere che essendo una nullità puoi diventare una star. Perché guardiamo Il Grande Fratello, guardiamo Uomini e Donne, cioè io a volte sono costretto a guardarlo perché... mi rendo conto che mia madre è una vittima di queste cose, quindi sai, a volte sono lì, sto studiando qualcosa sul divano, mia madre tac arriva e mi devo sorbire questi emeriti imbecilli, chiedo scusa ma sono emeriti imbecilli, anche perché io ricordo una serata in un locale di Formigine, quando questo locale ancora andava, non parlo del Picchio Rosso perché il Picchio Rosso ha sempre avuto una grande dignità, ma di un locale molto più piccolo, proprio di rimpettaio, dove una sera sono andato a cena con degli amici e ho visto un casino allucinante. Cioè, ma cosa succede? Chi è che è? Delle guardie messe così. E c'era personaggio di una di queste trasmissioni. Seduto su un divanetto con una ragazza di fianco, servizio d'ordine, champagne e tutte queste ragazzotte, io le chiamo sgallettate, perché se hai un minimo di testa non puoi comportarti in quel modo, devi avere anche una dignità, puoi avere davanti anche il più bell'uomo del mondo, ma cerca di essere una femmina, non una donnetta, che si mettevano lì isteriche a voler l'autografo. Bene, quando poi vieni a scoprire che gente di questo tipo li mandano in questi locali a cifre allucinanti, si parla di 15-20 mila euro, poi chiamano te artista e gli dici un cachet. No, è troppo, non possiamo. Sì. Allora ti rendi conto o che hai sbagliato tutto tu e che hai sbagliato tutto il sistema. E c'erano trasmissioni tipo Popcorn, Disco Ring, Doc, ma la stessa Domenica In, la stessa Buona Domenica, avevano questi spazi musicali dove tu passavi ed eri valutato per quello che proponevi. Certo. Oggi non esiste oggi più. No. Oggi è il vuoto che diventa un po' protagonista. Tu lo sai, per passare da certi emittenti, che mia madre dice, se passa per radio vuol dire che è una bella canzone. Certo. Non è vero, non è vero. Dico, mamma, è perché qualcuno ha pagato per questa canzone. Sono meccanismi che non sempre arrivano a tutti, insomma. Questa è la motivazione. Assolutamente. Per cui non voglio fare dischi. Senti, visto che hai appena compiuto i tuoi 18 anni, facciamo un piccolo bilancio, dato che ci stavi anche parlando. Scuola guida, ma ecco, guarda, visto che hai una guida, tra un po' ti lasciamo, ti rivolgo giusto l'ultima domanda, che sa un po' di bilancio. Ci hai confidato, insomma. Vuoi sapere i miei conti? No. Di vita, ovviamente. Però, insomma, hai detto è una vita, è una carriera di grandi rinunce, ma immagino anche di grandi soddisfazioni. Ma allora, a che cosa non avresti mai potuto rinunciare? Che cosa non rinunceresti mai e che cosa invece ti lasceresti volentieri indietro, insomma, alle spalle della tua carriera? Guarda, la prima cosa alla quale non rinuncerei mai sono le mie figlie. Sì. Questo qua so che è retorica, però è una risposta di vita, vera, sì, assolutamente. Sì, è vero. La seconda è la chitarra. La chitarra. E tu pensa che io non volevo suonare la chitarra, io volevo suonare la batteria e la colpa fu di mia madre. Ma una grande colpa che si manifestò spaccandomi una chitarra in testa, perché... Allora, partiamo dal presupposto, però non vorrei anticipare poi tutto quello che c'è anche nella mia biografia. Perché io sono nato morto. Quindi fai conti che per qualche minuto il sangue non è arrivato al mio cervello. In certi momenti si vede. Se tu mi frequentassi, sinceramente dici, questo qua è un momento in cui non arriva il sangue al cervello. Ma qualche segno l'ha lasciato. E per fortuna, mi viene da dire, visto insomma che sei diventato quello che sei, insomma, cioè, beh, è meraviglioso. Vabbè, non lo so, sono diventato per paura perché ho un'altra chitarrata in testa. Quindi pensa anche alla chitarrata in testa, messe insieme, hanno creato questo mostro. Cioè questo mostro che ha detto, vabbè, devo suonare la chitarra, qualcuno me l'ha detto, perché e io voglio suonare la batteria. Sì. Mamma chiamò un insegnante di sax. Arrivò un topo a casa mia, era un topo, con la lambretta grigia come i topi. Proprio.
E questo qua mi disse: io ti do il sax, attenzione al bocchino, quando lo metti in bocca non devi romper l'ancia. Io ho detto: non è il mio strumento. E da lì, no, proprio... vabbè, da lì insomma sei passato. Ma no, ma sai, le ansie si rompono. L'approccio iniziale è quello che fa la differenza. Mamma mia, ti devo lasciare andare, sono, insomma, invece ti terrai qua tutta la giornata. Vabbè, ma insomma è la lezione di guida, non si può. No, no, due secondi solamente per dire. Allora, c'è Fottili con dei grandi ospiti, vediamo se riusciamo a vendere due copie. Perché mezzo il mio discografico che certo. Me ne regala una cinquantina. Ci guardano tanto, non siamo la Rai, sì, ma sì. Ci guardano, vai. Quindi Beppe Aleo ha detto che me ne regala una cinquantina, quindi quando io vado a suonare li vendo. Perfetto. Tirerò su quei due soldi almeno. Oh, però sono di buona musica. Ma no, e non di, li giriamo direttamente ad Equitalia. Non ecco, c'è perfetto. Problema. E vedi allora tanto che Equitalia ci tutti loro. Bene. Grandi ospiti in Fottili, Pino Scotto, Gaetano Curreri, Pier Davide Carone, io soprattutto. Soprattutto. Altro disco, Una sera con Lucio, fatto assieme a... come si chiama? Alberto Radius. Sì. Ad Alberto Radius, dove abbiamo fatto 5 brani di Lucio Battisti, 5 brani di Lucio Dalla. Li abbiamo messi insieme anche perché quando ci fu Banana Republic, sì, doveva essere invece Lucio e Lucio, ma Lucio non accettò. Ah, niente, vabbè, quindi è rimasto solo Lucio. Sì. È rimasto solo Lucio. Quindi abbiamo fatto questi 5 brani perché è stato sempre un mio sogno riarrangiare i brani di Lucio, quindi Dalla. Quindi li ho visti in una veste un pochino diversa, un pochino più rocchettona, un pochino, sì, più carina. Beh, insomma, più carina, fate. Adesso ho detto una parola più, grossa. No, vabbè, no, diciamo carina, più non nuovo, è grossa. Più personale, più dai, personale, cioè. Personale. Quindi io vi voglio bene a tutti, che Dio vi benedica a tutti, anzi, meglio, che Dio ci benedica a tutti perché ne abbiamo un bisogno. Incredibile. Signori e signori, Ricky Portera, grazie. Grazie, grazie davvero. Adesso una brevissima pausa perché la mia chiacchierata con Ricky in realtà continua. Anche perché mi scappa la pipì.